fa la vita meno amara. Mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a fare in maniera e fammi un sogno a prima sera. Siete pronti? Tanto per cantare perché mi sento un friccicone al cuore, tanto per sognare perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore di lilla che mi riporti verso il primo amore che sospirava le canzoni mie e mi rincoglioniva le bugie. Oh, salve ragazzi, come state? State bene? Mi sta portando a Gambarie. Il dottore mi porta a Gambarie, non so, deve incontrare delle persone importanti. Buongiorno dottore. Buongiorno, adesso volevo andare alla colonia? Sì, colonia, tre aie, tutte queste cose, però dobbiamo incontrare persone importanti. Ragazzi. Il tempo è all'acqua. E vabbè, perché luglio si ora, è vestito vedrete, di agosto. Voi vedrete questa trasmissione ad agosto, ma la stiamo registrando l'ultimo giorno di luglio. Eh sì. E quindi siamo ancora a luglio, si veste di novembre. Eccolo. E guardate là quanto si è vestito di novembre. Oh. Salve. Salve, salve. M'hanno dato da guidare questa nave tanto grande. M'hanno detto direttore, però compra le mutande. Sa di certo dove andare e dia comandi all'equipaggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. E si parte verso il mare, costa luna dentro il pozzo. M'hanno detto direttore, mi ritrovo a fare il mozzo. Siamo uomini di mare, non ti devi lamentare, nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. E nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. La nave va, e la nave va, sotto il ponte di Rico la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, 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 sono il direttore di questo portello del mare che va. E dirigo questa nave con la pioggia sotto il sole. Sono il mozzo nella stiva, ci ho trovato due pistole. Un biglietto e c'era scritto, è un regalo direttore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Per farmi tutti ferma l'orgia, duma luci che non vedo. Ma non ero il direttore, qui ogni giorno retrocedo. Qui la nave è piena zeppa di vivande sarabande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. La nave va, e la nave va, sotto il ponte di Rigo la stiva son mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, 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 sono il direttore di questo portello nel mare che va. E la nave va, e la nave va, 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 ti ricevo sul ponte la stiva ma il mare era di qua. E la nave va, e la nave va, 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 sono adesso in mutande felice e contento nel mare che va. Ci anche, sei tu, anche tu, in riva al mare tempo fa. Amore, amore, mi dicevi Giulio, ci porterà fortuna, poi non t'ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Si canticchia ragazzi, si canticchia, vabbè. Eh? Eh? Come? A Regina, che sta facendo? Ora, adesso inizia il campionato ragazzi, eh? Adesso inizia il campionato,
Adesso non si scherza più. Bisogna buttare la palla lì, nella rete, gonfiare il sacco. Quello è importante. Le altre cose non ci interessano. Ma noi siamo gente di paese, abbiamo una marcia in più rispetto. No, siamo belli, noi che viviamo in no, paese. No, non per offendere le persone di paese. No, non è che pensate che Come facciamo a non immortalare queste belle cose? Anzi, qui ci sono guarda quanta storia. Abbiamo fatto una piccola sosta a Sant'Alessio. Le 10.000 lire te le ricordi? Belle. Eccole qua. 2.000 più facile. Signora, questa è la storia del paese. Sì, certo, sono persone del paese. Del paese, che bello. Guarda, chi è questa? Vediamo. Ma questa sei tu. La faccia è inconfondibile. La faccia è quella, bello. C'ero sei già stato. Guarda, questa bimba? Sì. E lei? E anche lì somiglia. Eccola lì. Guarda il telefono. Un telefono razza franca. Vieni con me, guarda che spettacolo. Totò era pure del paese, vabbè, Totò è cittadino del mondo. Guarda che spettacolo. Ogni angolo ci ricorda la storia. Sì. Times Square New York l'hai ripreso. Non c'incia niente chi sta. Scusate. Ora dobbiamo chiedere spiegazioni. E New York chi c'incia? New York, cosa c'entra? Mio marito. Mio marito è innamorato. Però siamo tifosi della Roma qui, io lo so. Però siamo tifosi della regina pure, no? Regina e Rosa. E questo è il Bar Curi. Il Bar Curi. Vedi che siamo tifosi della Roma. Non sciupate il pane, ricchezza della patria. Il più soave dono di Dio, il più santo premio della fatica umana. Benito Mussolini. Non era tua? Non è Bussolini. Sì. Mussolini. Pensavo che l'avevi scritta tu. Orrino. Le signorine ricevono da lunedì a sabato, regolamento interno. I prezzi. Sono vietati gli sputi sul pavimento. Sì. Legga i prezzi. Sì, un attimo. Le bestemmie, parole oltraggiose, ingiurie e maledizioni. Malati. Sono vietati malati. Sì. Vecchi, ecco, ubriaconi. Vecchi ubriaconi, quindi lei non può andare. Animali, poi fumare in camera ed altro. Pena il pronto intervento dell'espulsione. Allora, leggiamo i prezzi. Un'ora, 3 lire. Un'ora è tanta, vedi? Un'ora e 3 lire. E Laura che fai? No, dico. Bagle niente. No. Ora. Prestazioni particolari 5 lire. Ma legga sotto, perché sotto ci sono le istruzioni. Le prestazioni particolari sono a discrezione delle signorine e la direzione deve essere informata prima, quindi si deve riempire un modulo, sì. Penso io con l'indicazione delle come li strisciate dello stadio. Nessuna prestazione notturna. La notte si riposa. La direzione non si assume nessuna responsabilità per cose e valori. Controllo sanitario, il bollo è importante. Sì. Controllo sanitario, vietate minori di anni 21, si raccomanda la polizia. Siamo in che anno è? Ma di che anno parliamo qua? Vabbè, c'è il bollo. Non è un 2019. No, ma questi saranno anni 30 saranno. Anni 30. Ecco, vedi, queste sono le didascalie. Sì. Dell'albergo alla Stefania. Sì. Storia. La dedichiamo in regno. La dedichiamo a questo paese. Sì. E allora la dedichiamo a Sant'Alessio, no?
ecco. Vediamo. Vai. Paese mio che stai sulla collina. Oh, che bella voce. Disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, niente. Sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. E vai insieme. Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che bello, grazie, che bella voce, bella voce, grazie. Ma domani venne citata la città del giornale. Vabbè, che problema c'è? Ma pare che tu mi faccia ammucciare. Salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti. Da Sant'Alessio è tutto. Noi proseguiamo e andiamo verso Cambari. Sono Francesca. E sono bella. E quanto sono bella? Io ci voglio una bella. Figlio. Mi dispiacere. Grazie, grazie. Signora, dove va? Dove state andando? Signora, torni indietro, per l'amor di Dio, venga, venga. No, 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 non può lasciarci. Porta malissimo lasciare adesso. Tutti così, ragazzi, vai. Dai, dai, porta dai. Maurizio, Peppe. Tutti. Oh, ora battete le mani, via. Ancora! Onorato, dove sei? Eccolo qua! Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, le mani al fumo delle catene, le facce rosse, rosse come mele, un fitto incontro, la gelosia, una ricetta per l'allegria, legge il destino, ma nelle e poi lui dice solo cose belle, mamma mamma, mamma Maria, mamma mamma, mamma Maria, mamma mamma, mamma Maria, mamma mamma, mamma Maria, mamma. Ah, lei mi deve far fare questa cosa tutte le volte. E allora sì, c'è bisogno quando si distrae. Cioè dobbiamo uscire dallo schema, no? No, nonna Maria, quando si distraggono dobbiamo uscire dallo schema, come faceva Raggi, certo. Quando a un certo punto violava lo schema, andava dritto per dritto. Certo, 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 certo. Santo Stefano da Spromonte, incontriamo un signore bello, eccolo qua, che dice di essere il sindaco. Dicono così. Mio fratello con la chitarra. Ah, ciao Francesco, con la chitarra addirittura. Come? Santo Stefano in Aspromonte, sindaco, città della bandiera. Che vuol dire? Vuol dire che noi i documenti storici lo dimostrano e quindi è provato che il 29 agosto del 1847 sono partiti da qui, da questa piazza, da Santo Stefano in Aspromonte, i moti risorgimentali. Certo. Se poi vi ricorderete, poi dopo su scala nazionale. Su scala nazionale. Infatti anche sul Reggio ci sono dei toponimi che ricordano alcuni. Che ricordano, infatti. Caduti. Erano, diciamo, erano i primi bagliori che poi per la discesa poi di Garibaldi per l'unità d'Italia. Stava nascendo il 48, è successo un 48, stava per arrivare. Infatti è il 47. Infatti l'abbiamo anticipato.
E quindi per la prima volta in quella data, il 29 agosto, qui è stata sventolata questo tricolore italiano che portavano i fratelli Romeo, che erano di Stefaniti, che poi sono diventati addirittura deputati nel primo e Parlamento italiano. Ci sono italiano. Le vie a Reggio, no? Via Domenico Romeo, per esempio. Sì, infatti, proprio perché ricordano questo avvenimento. E uno di loro aveva questo tricolore piegato che sventolò qui per la prima volta, per averlo ben detto in chiesa. Il tricolore esisteva già, era già il tricolore, ricorderete, della Repubblica Cispadana. Però, la Reggio Emilia. Però come simbolo dell'unità d'Italia, per la prima volta è stato sventolato qui il 29 agosto, è diventata il tricolore nazionale partendo da Santo Stefano. Quindi possiamo dire che Reggio Emilia lo ha inventato e Reggio Calabria l'ha reso simbolo, questo caso Santo Stefano, lo ha reso simbolo dell'unità d'Italia. Esattamente. E alle nostre spalle. Infatti qui è stato fatto un monumento proprio per ricordare l'accaduto e qui ci sono infatti sono riportati questi riquadri in bronzo che ricordano questo avvenimento particolare. E noi su questo abbiamo chiesto riconoscimento come città della bandiera e tutti i toponimi che abbiamo in paese rievocano questo fatto storico. Se avete visto all'ingresso del paese, abbiamo fatto anche la professoressa Daniela Autunno ha fatto anche un'opera pittorica che ricorda quel momento. Cioè sono partiti da Santo Stefano, la Canadi, Sant'Alessio e altri paesi si sono uniti ai nostri eroi risorgimentali e poi sono arrivati a Reggio e si è sollevata la città di Reggio Calabria. È durata 2 o 3 giorni, i Borboni poi hanno mandato le navi e quindi hanno riconquistato Reggio Calabria, però la fiammella era ormai accesa. Allora, sento, sta quasi piovendo, noi adesso ci spostiamo verso la montagna. No, verso Cambaria. Cioè, siamo già in montagna. Verso... Ma lo conosce il sindaco di Cambaria, lo conosce. Sì, ogni tanto quando la mattina, quando mi pettino lo vedo. Ma in momenti in cui purtroppo, almeno dal mio punto di vista, si tende a frazionare e a dividere, le hanno mai chiesto l'autonomia quelli di Cambaria? Quelli di Cambaria ce la chiedono l'autonomia, ce la chiedono perché ritengono, ed effettivamente è così, che ci siano delle differenze, di come dire, delle esigenze diverse. Però bisogna dire ragazzi, che Cambaria nasce per Santo Stefano. Santo Stefano spende per far crescere Cambaria ed è legata a Santo Stefano. E non le dico esigenze, non è quella ma di noi dividere, ci giochiamo. Ma unire. È quella di attaccato. Mi fece lo sindaco, che bellezza, mi fece lo sindaco, la contentezza, e dopo domani tutto comune io lo comanderò. La 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 la. Cantiamo, signor sindaco, noi cantiamo, andiamo a cantare. Aiuto. E a me interessano quale briscolo sono, non dirò le carte, no, né Ricky i carte, non vi preoccupate. Come state? Bene. Eravamo col sindaco, buongiorno, brava persona. Vi accontento oppure la marran proverari? No. Non ti puoi accontentare, siamo uomini, siamo femmine. No, e va bene, però no, facci cose buone, voglio dire, facci cose buone. No, se no ci facciamo una teratina, va bene. Tutto bene a Santo Stefano? Tutto bene. Tutto bene, con questo sindaco tutto bene. Va bene, e io sono contento di questo. Va bene, buona partitina. Grazie a voi, grazie, buona giornata. Buona giornata. Buongiorno. Piacere. Volevi mi fa l'intervista, gli dice. Stavate importunando il sindaco. Mi parlavano di un quadro, mi dicevano delle... Ah, mia figlia, sì. Ma che sta facendo? No, niente, sto... Ma cosa da fare? Mi vuole parlare di questo quadro? E io non... Parla della storia di Santo Stefano, dei fratelli Romeo, che sono stati dei martiri. E sua figlia è l'artista? Sì, sì, sì. Ha fatto il murales l'anno scorso. Sì. E questo? Quest'anno ne sta preparando un altro. Che era il santo qual era? San Silvestro. San Silvestro cosa rappresenta? La leggenda di San Silvestro. Abbiamo la cupola di San Silvestro, che poi è diventato Papa. Però si era ritirato, dov'è il posto? Non mi ricordo in questo momento. Alla confluenza dei due torrenti. Ma penso che sia a Marrappà. Dove nasce il torrente Gallico. Ah, dove nasce il torrente Gallico, è vero, sì. E viene festeggiato Senta, il 31 di dicembre.
San Silvestro. È San Silvestro, sì. È Capuranno. Ah, sì, è Capuranno, no, almeno questo lo so pure io. È vero, è vero, è vero. Praticamente questa è un'abside che si trova dove nasce il torrente Gallico. Sì. E la storia racconta che questo monaco basiliano di nome Silvestro, nei primi anni all'inizio del millennio, si è ritirato in eremitaggio in questo abside. L'imperatore Costantino, che aveva una grave malattia, credendo nei suoi effetti miracolosi, lo mandò a chiamare con un suo generale, un generale romano. Lui, di fronte a questo generale romano, fece dei miracoli perché praticamente non aveva da mangiare e fece crescere le rape in questo giardinetto che ci aveva intorno. Poi andò con questi generali romani, salvò l'imperatore e poi fu nominato Papa. Comunque c'è la relazione che ha fatto Daniela. Esatto. C'è tutto sulla relazione. E ha pure battezzato nel fiume alcuni soldati. La signora adesso si è ripresa perché le stavo bocciando, le rimandavo, le rimandate perché il signor sindaco ha detto la storia del frate. Siete state brave. Possiamo promuovere? Promosso? Conosco. Faccio firmare? Promossi, va bene, grazie signor. Lei la sa più lunga, logicamente. Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. Sono figlio unico, la mia casa è vuota senza te. Senza me. Andiamo verso Gambarie. Ma lo sai che fa freddo? Un po' freddo fa, meno male che abbiamo portato il giubbottino. Giubbotti, dai 45 gradi a scendere ci vuole il giubbotto. Insomma. 45 gradi di tanto. Siamo a Gambarie. Vana come un immendulari, questa vita non si può fare, o mane come un Davide a portare. E calando va basso, a ricerca di me muglieri, a giuai cu qua giù pomperi. Guardia municipale? No, ci sono le galline, ragazzi, qui quante ce ne sono? Oh, sono più di 100 le galline. Qua ci vorrebbe il professore Branca, adesso lo chiediamo. Allora, nell'aia, professore, lo so che lei è più alto, lei è un po' più alto, però siccome io ho un problema. Allora, nell'aia ci sono più di 100 galline, ogni gallina fa 4 uova, meno una. Perché meno una? C'è sempre una, non te problemi, la scuola c'era sempre vabbè, una, no, un po' chi c'è due, ecco, da fottusa, meno una che ne fa due. Ah, okay. Quindi ci sono 100 galline. Sono 401 uova. Al giorno? Al giorno, lo sta aggiungendo adesso. Al giorno? Al giorno. Quante uova ci sono in un giorno? 401, l'abbiamo appena detto. 401? Perché? Perché sono 400 galline che fanno un uovo. Lei sta dormendo, sono 100 galline. Mi stai uiando. Allora, la gallina. Allora, quante galline abbiamo? 100 galline. 100. Ognuna ne fa 4, facciamo. Vabbè, uguale, però. Quindi sono 400 uova. 400 uova. Però una. Invece di 4 ne fa 2. Quindi sono 300. 398. Sono. Wow, lei sta dormendo. E basta. Io me ne vado, vi lascio qua. Siamo a Gambarie, ragazzi, adesso vi facciamo assaporare televisivamente diciamo qualche prodotto, formaggi, andiamo a trovare un amico, il pane di Gambarie, venite con noi, Caccruno sta rustendo. E qui ci offrono qualcosa, un assaggino, ci offrono, dottore,
300 kg diventeremo. Diventeremo 300 kg, va bene. Chi è l'artista del pane? Noi sappiamo chi è l'artista del pane. C'è. Lei non sa niente, no? Signora, chi è l'artista del pane? Melina è l'artista. Però c'è qualcuno dietro le spalle, Cosimo, che mi ha detto una vodera eu. Ecco, una vodera buona. Ed era Cosimo. Cosimo, ormai, insomma, lei è conosciutissimo. O pane venne tutti i paesi. Per chi parlo? Vengono i Messini, tutti i paesi della Sicilia, vengono un po' pane. Ma che... Cupidioni di anni. Ma che purbredda ci mentite, ma è stato buono. Purbredda di caffè. Naturalmente e pane... Il rano e segala, naturali. Naturale. Il lievito naturale. Acqua e lievito naturale. E sale. E va bene. E adesso, grazie, vado ad assaporarlo, ma già lo conosco io. Però adesso c'è Melina, vero? Certo. C'è Melina. Ora Melina è specializzata per il pane. Melina, allora, guarda, cosa abbiamo ereditato dal signor Cosimo? Che cosa abbiamo ereditato? Che cosa ci rubammo? Il mestiere del pane. Ecco. Guarda, qua oltre alle cose antiche, quindi nobilissime della tradizione, del cibo genuino, ci sono anche delle bottiglie antiche. Perché guarda, se tu stringi sulla prima... Prego, signore. Fate una foto a minorità. Una cosa che non si usa più. Mm. Antichissima. Minoretano, fate una foto a minorità. Una foto a minorità. Dov'è? Eccolo. Fedo mangia la ragione. Va bene. Intanto ringraziamo signora. Ringraziamo voi, che siete un artista. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. Ragazzi, permettete, noi assaporiamo questa delizia. Sarà una lunghissima stagione quest'anno. Grossissima. Il futuro è già in corso di costruzione, signor Sindaco. Sì. Quante cose abbiamo realizzato, quante dobbiamo realizzarne ancora? Allora, il mio obiettivo è di realizzarne quantomeno una ogni anno. Se riesco a farne una all'anno, sono, o meglio, una stagione. Lavorando sulla pista da sci artificiale? Sì, la pista da sci artificiale, questa praticamente è in corso di costruzione. Se tutto va bene, verso il 10 agosto avremo un pezzo che possiamo provare per vedere come funziona. Ma oltre a questo abbiamo anche quest'area giochi che stiamo realizzando accanto alla pista da sci artificiale, e questo che è una pista di snow tubing, che è una cosa carina, simpatica, sempre come gioco, come divertimento. Questo è stato realizzato. Bike park è stato realizzato. Il campo di paintball l'abbiamo mandato alla SUP per l'appalto. La pista ciclopedonale abbiamo approvato il progetto, aspettiamo un nulla osta per poi mandarlo in appalto. Il distributore di carburante è in corso di costruzione, è quasi completato. La zipline, questa invece siamo a livello di progetto preliminare col finanziamento. Insomma, ci stiamo muovendo in maniera tale che poi la gente dovrebbe venire ogni giorno qui a Gambari, no? Non solo il sabato e la domenica per assaporare i sapori e basta, no? Il pane e tutte queste cose. L'acqua. I GI e a Colonia uno e basta. Invece Gambari deve essere una realtà importante, perché insomma ha tutte le qualità per diventarlo. Sì, l'obiettivo è questo. Il mio sogno è quello di fare di Gambari un parco giochi all'aperto, cioè sfruttando quelle che sono le nostre ricchezze naturalistiche e creare una serie di infrastrutture e di servizi affinché le persone possano venire a divertirsi e si possono distribuire nel fare tante cose. Non so, per esempio, se avete visto il piazzale Piazza Grande, che dove abbiamo messo una serie di giochi per i bambini, campo di basket, campo di pattinaggio, un campo di skate, cioè avere tante cose, perché così possiamo attirare i turisti e possiamo farli divertire, possiamo farli stare. Esatto, intanto viviamola noi di più la nostra terra, e poi la facciamo anche vivere agli altri, perché il turismo è una ricchezza. Quello è il cartellone che abbiamo messo quest'inverno per far vedere il comprensorio sciistico, la dimensione, come è diventato grande. Diciamo che è diventato, secondo me, il più grande della Calabria. Sono 10 km di piste con le 9 piste da sci. Quindi con questo abbiamo coperto, diciamo, la stagione invernale.
dovrò imparare io a sciare, non ce la faccio, sindaco, non ce la faccio. E un'altra cosa di cui è orgoglioso è questo bike park che abbiamo inaugurato la 15 giorni fa, ci siamo sentiti un paio di volte, e alcune cose dobbiamo migliorarle, però invito le persone a seguirci sul sito Operatori Gambaria, dove metteremo tutti gli aggiornamenti. Però voglio farti presente una cosa, Alfredo. Con una bicicletta MTB, se farsi il percorso 5 per esempio è fenomenale, entrare dentro i boschi è pianeggiante con un sali e scendi, alcuni ponti di legno, è veramente bello. La parte bassa in effetti è per la famiglia, il 5, il 6 e il 7 per intenderci, perché sono percorsi pianeggianti e simpatici. Il 3, il 4 e l'8 invece sono per dei percorsi per coloro i quali amano l'adrenalina, la discesa eccetera. È bello, tutti questi numeri, ma pare a metropolitana, signor sindaco, cioè a Milano c'è la linea 3, la linea A, B, cioè potrebbe essere. Giustamente ognuno alla metropolitana è più adatta. È più bella la nostra, no? È più poetica la nostra, è più poetica. Cioè, il percorso dello scoiattolo, io a Milano la fermata scoiattolo non c'è. Detto, quello del brigante forse, quello del brigante. E vi voglio fare notare una cosa, che noi con questi percorsi bike party abbiamo già allargato i confini di Campania. Perché ce ne siamo andati da un lato su Reggio Calabria, il 5 e il 2 riguarda il comune di Reggio Calabria, e quindi in qualche modo abbiamo inglobato quella parte. Lei vuole conquistare? No, conquistare. No, voglio dire, però cominciare così Capolonia. No, assolutamente no. Diciamo che a me farebbe piacere che proprio che Gambari rappresentasse una sorta di capitale dell'Aspromonte e che fosse diventasse realmente la montagna di Reggio. Esattamente. Intesa del comprensorio e del servire per una politica proprio esclusiva sulla montagna, proprio, che da collegare chiaramente col mare, però deve essere un'attività fatta esclusivamente per la montagna. Sì. Signor sindaco, mi raccomando, come eravamo rimasti? 33 il Trentino andavano a Gambari. Sapori di Calabria, ma mi scusi, dottore, io mi siedo, ma lei sa che io non è che ci tengo tanto. Mi parli di questi sapori, dov'è? Chi è? Chi è stato? Quel signore lì? Sì. Luigi. Intanto. È un ordinario. Non è una cosa bella quella che fa. Ci prende per la gola. Ci prende per la gola, sì. Guardi che spettacolo, sì. Mi sento tanto Totò nella scena degli spaghetti. Luigi, buongiorno, intanto grazie. Buongiorno. Grazie. Come stai? Bene. Tanto ci prendi per la gola, qui ti hanno criticato, hanno detto insomma. Chi mi ha criticato? Chi? Il dottore. Ci prendo per la gola, è facile prenderci per la gola, sapori di Calabria. Sapori di Calabria, ecco, i nostri sapori. Io. Sono sempre gli stessi alla fine, da un secolo, ma funzionano sempre. No, ecco, la signora si mette qua. Funzionano sempre di più. Non si può. Allora siete tanti, non è uno, siete tanti contro di noi. Questa è nduja. Queste sono delle bruschettine con l'anduja e poi con una fogliolina di menta sopra. Qua, come dice, sono i prodotti sono quelli soliti, ma sempre ben apprezzati e più apprezzati. Il capicollo, la pancetta, la schiacciata piccante, la soppressata e il formaggio pecorino nostro. Poi i sottoli classici, dai pomodori secchi alle melanzane, funghetti, funghi nostri dell'Aspromonte e le olive. Un risottino alla milanese, per esempio. Non c'entra niente. E vabbè, ma io devo provocare lui. La milanese non deve venire qua da me o qua da noi a mangiare. Devo provocare io i nostri sapori. Questo che è bello. Il tuo lavoro. Che bella. La nostra terra è veramente bella. Non lo so, ora adesso ci sediamo, poi ti sapremo dire. Benissimo. Ok. Il sindaco rimane con noi. O no, o lui è dal risotto alla milanese. No. È bravissimo. È uno di noi. Io mangio, buon appetito. Grazie. Giusto, Alfredo, se mi lasciate libero io me ne scendo. Il sindaco se n'è andato. ma non peraltro per andare a lavorare, quindi. Grazie. Per sbrogliare qualcosa. Grazie mille. In bocca al lupo. Questo va in onda per nuovo, Grazie mille. Luigi, però non abbiamo mangiato tutto, siamo stati bravi. Francamente. Guarda che belle cose ci sono qui. Sì, borrello. Sono tanti anni, voglio dire.
un po' una. Guarda che bella una grazia, ancora, ecco. Non per noi, non per signor, noi. Non per noi. No, è ammazzato. È il cuore, il cuore della gente a Gambari è veramente grande. Luigi, ma che fai da quella parte, Luigi? Allora, se non ci vuoi dare confidenza, che bella cosa. È quello, e lo noi dici, vogliamo farla dici. Qui intanto per ringraziarti della tua grazie a voi per gentilezza. La vostra presenza e per la vostra visita. Noi ci muoviamo in musica autoprodotta, hai visto? Bellissimo. Anche abbiamo bravo, una colonna sonora, bravo, una colonna sonora. Però ancora non ho sentito niente. Ce la canti una canzone? Piccola, no, piccola. No, no, no. Calabria mia. A me piace ascoltare, no. Calabria mia, quella là. Calabria invece mia. Ci fa lui. Ci strimpella sotto, ci strimpella sotto. Dicevo, un posto storico questo di Gambari ormai. Sì. Beh, diciamo che si sono aperto quasi da 35 anni, quindi è un punto di riferimento anche per tante persone. No, è importante anche questo. Noi siamo aperti 365 giorni l'anno, fin quando c'è bisogno. 12 ore anche 24. Grazie. E vabbè, anche questo è un inno alla Calabria. Calabria mia, i meglio figli sentiro fora. Non lo so, purtroppo non la sai, vabbè, è una grazie. Bella canzone, triste, però anche. Tanti figli sono rimasti qui come te e pompano i nostri prodotti, la nostra terra. Fare le nostre radici. Bisogna spingere. Grazie Luigi. Grazie, grazie a voi, una buona giornata. Grazie. Grazie. Alla prossima, ciao. Arrivederci. Grazie, grazie. Signori, posso stare. Calabria mia, i meglio figli si indietro fuori. E tu restassi in tasti quattro mura, Calabria mia. E qui Mino faceva la pausa. Calabria mia, siamo malati da murissimo malati. Ebbene, ma re tu stesso, stiamo andando via da Gambari, ragazzi. È stata una bella puntata, è stata una bella puntata. Lei ha mangiato troppo, non da dottore, lei ha mangiato da. Io? Da operaio dell'Italsider. Ma no, io sono nella mia qualifica didattica di studi, sono il notaio. Ah, il notaio. E quindi ho dovuto verificare che i prodotti che abbiamo magnificato realmente rispondessero ai requisiti che abbiamo detto. Va bene, la scusa. Anche per poter gerare, non è che può dire minchiate lei. Erano effettivamente buoni. Erano buoni, grazie notaio. Ciangi su cuore di nostalgia, ciangi battia, Calabria mia, ciangi su cuore di nostalgia, ciangi battia. E fammi l'acuto, vai. Calabria mia. Dimmene vestuta nero, domani che portano pani, i figlioli io con la scasa da ciumare, e non ciangiano mai, e non ciangiano mai. Si ti chiamo Giuni, se tenono pa mano, ma va bene giù. Oggi me ha già tempo figlio, oggi non più, oggi non più niente rompe. Parlare di 1970, dagli anni 70 a seguire, naturalmente non può non significare, per quanto riguarda Reggio, partire dalla rivolta. Questa
base il ponte di San Pietro, il punto in cui esattamente qua venivano nel 1970 realizzate le barricate dai rivoltosi, quelle barricate che di fatto isolavano il quartiere Gebbioni, il quartiere Sbarre, la parte dove c'è poi lo stadio comunale, dal resto della città. Barricate fatte con qualunque cosa, materiale di risulta, pneumatici, ma anche carcasse di automobili incendiate, era praticamente un qualcosa di inespugnabile. La rivolta che cominciò nel luglio del 1970 era in pieno svolgimento quando cominciò il campionato di Serie B della Regina. L'ordine pubblico era completamente fuori controllo a Reggio, c'erano già stati un paio di morti e quindi la Regina proprio non poteva giocare a Reggio in alcun modo. Improvvisamente si trova esiliata prima dell'inizio del campionato. Chiedo e ringrazio per essere con noi e chiedo di venire qui a Bruno Iacoboni, il numero uno. Visto Iacoboni volare, è un pericolo alto bloccare. Ci trovammo in esilio e tornammo a Reggio e praticamente fu un'annata di esilio. Dato che in centro non potevamo andare. Per andare a fare gli allenamenti era una tragedia. Infatti molte volte noi lasciavamo le macchine alla stazione. Poi dalla stazione. Anche gli orari erano. Gli orari facevamo allenamento all'una e mezza. Perché all'una e mezza? Perché facevano quelli che facevano le barricate, e facevano i turni. E quindi. E questa è una cosa bellissima. Chi c'era lo ricorderà, è l'unica rivolta del mondo. Grandi con la pausa pennica. Si facevano le barricate, non passava nessuno, però. Se avevano l'autorizzazione loro, sì, loro ce l'avevano, l'autorizzazione, perché erano i nostri eroi, gli eroi Amaranto. Eroi Amaranto che giocarono in esilio per le prime sette partite fuori casa. Quanti punti facemmo? Pochi. Ma 3-4 punti, non di più. Venne decisa una surreale inversione di campo per sette partite. Gli Amaranto giocarono consecutivamente in trasferta e giocarono in trasferta, anzi in campo neutro. Per l'esattezza, anche il derby col Catanzaro, che era assolutamente impensabile giocare a Reggio. Fu un derby surreale anche questo, giocato a Firenze. Terminò il derby d'andata con la vittoria degli Amaranto per 1-0 con gol di Sironi e fu in qualche modo una rivincita della popolazione di Reggio attraverso la loro squadra, la Regina, che in quel momento era l'unica ambasciatrice all'esterno di ciò che la gente di Reggio voleva manifestare. Al ritorno in città i calciatori Amaranto furono accolti alla stazione e portati in giro in trionfo per la città, una città devastata dalle barricate e dagli incidenti, portati in trionfo appunto a bordo di carrozzelle trainate da cavalli, mentre la gente tutto intorno faceva da ola e lanciava fiori dai balconi. Allora io mi sono innamorato della Regina quando giocava questo signore, aveva una maglia, io gli ho detto: Bruno, sicuramente non ce l'avrai quella maglia, era bella, era una maglia nera, no? Nera e di lana. Di lana che surava pure, cioè di lana anche d'estate. Sì, pure d'estate. Visto Iacoboni volare, è un pericolo alto bloccare. E lui ha detto: io quella maglia ce l'ho. Come ce l'hai la maglia? Io ho sempre il sogno della mia vita era toccare quella maglia, volevo veramente capire la pesantezza, proprio li vedevo sudare proprio appena sentivo. E lui stasera me l'ha portata, io sono contento, però te la restituisco. Voi non potete capire voi non potete capire quanto pesa questa maglia. Caccia le mani, tu non eri nato, me la faccio. No. La maglia 71, di Bruno, sì, Iacoboni. Eccola qua. La maglia nera, qui c'era un numero uno che immagino stato. Che gli hanno strappato. Aspetta. Era pesante, ma, però. Ma sei geloso? Un po' sì. Geloso di chi? Della maglia. No, se ti toccano la maglia. No. E allora qua facciamo. Come la reliquia. La maglia di Bruno Iacoboni, eccola. Senti quanto pesa.
pesa veramente, veramente tanto. Era vabbè. Il 18 febbraio del 1971, la rivolta a Reggio impazza ormai dal 14 di luglio, sono stati mesi terribili, devastazioni, morti. La regina in tutto ciò in maniera incredibile è riuscita a portare avanti un campionato anche con buone soddisfazioni. Poi addirittura a febbraio, quando c'erano i carri armati dentro la città praticamente, fu Regina Casertana 3-0, come quella di ieri, verda combinazione, fu addirittura mandato Menegali di Roma che diresse quella partita. Insomma, non era un'aria normale, ecco. No, aria normale proprio no. Tanto è vero che questi della Casertana, insomma, quando arrivarono e videro i carri armati, dissero, beh, andiamo a giocare, ma non so l'impegno quale sarà. Dal 18 al 21 febbraio sono 3 giorni di passione per la Regina. La squadra Amaranto deve giocare in casa una gara importantissima contro la Casertana. I cingolati sono entrati a Reggio dalla parte nord, da Santa Caterina. C'è l'esercito con i carri armati dentro la città. E adesso per giocare la partita bisogna in qualche maniera passare dall'altra parte, perché qui sul ponte di San Pietro ci sono le barricate. Fino all'ultimo non si sa se la partita verrà giocata, se cioè i rivoltosi in qualche maniera garantiranno un passaggio alle squadre, perché i carri armati qua ci entreranno soltanto il 23 di febbraio, 2 giorni dopo. L'arbitro di quella gara è il signor Menegali di Roma, che racconta di essere stato sostanzialmente precettato dai vertici federali. Menegali era un arbitro affermatissimo a livelli più alti di Serie A e racconta 50 anni dopo di essere stato addirittura oggetto di preghiere da parte della moglie, che lo pregava di non venire qui immaginando chissà quale scenario. Comunque Menegali viene fatto arrivare a Gioia Tauro, poi scende dal treno e viene prelevato dal questore in persona, che con un corteo blindato lo porta a Reggio. Comunque, come per magia, quel 21 di febbraio, intorno alle 13, queste barricate si aprono per fare passare le squadre, la Regina, la Casertana e gli arbitri. La Regina gioca, vince 3-0, era la regina indimenticata di Iacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Fiorini, Sonetti, Buongiorni, Sironi, Merighi, Mannino e Facchini. Menegali ricordò al telefono con me un paio di anni fa l'assoluta correttezza di tutti e 22 in campo. No, ma anche il pubblico. E anche del pubblico, sì. Noi abbiamo giocato, si può dire, 2 partite a 1000 chilometri da Reggio, 2 partite. Col Catanzaro. Con Catanzaro, sì. E praticamente non tanto giustificato. Proprio perché in quella... Per un'eccessiva paura, no? Sì, no, pensavano che ci poteva scaturire altri... Allora, Gussoni, che era già un arbitro importante, mi raccontò che sua moglie piangeva, no, veramente, per la partita a Firenze, e lo pregava di non andare, c'era una psicosi collettiva, anche se poi Gussoni sottolineò, mi piace dirlo, l'assoluta signorilità delle squadre, mi disse al telefono un paio di anni fa, specchio della signorilità di Granillo e Ceravolo. Questa cosa Gussoni particolarmente ci tenne. Devo dirti una cosa, portierone, che nel dicembre del 70, il 28 di dicembre, tu con i tuoi compagni giocaste a Bergamo con l'Atalanta e perdeste 3-1. Una partita come tante, ma no, perché quello fu l'ultimo gol che prendesti prima che passassero 4 mesi di inviolabilità e che portasti a Reggio il record che restò imbattuto per tanti tanti anni di imbattibilità, 1088 minuti. No, c'è un piccolo errore. Dimmi. L'ultimo gol che presi in quell'anno fu in casa col Novara e praticamente segnò Carrera. E poi più niente. E poi più niente. Cosa successe? Eri diventato un portiere con 8 mani? Da un lato siamo stati un po' favoriti perché... Dal calendario. Abbiamo dal calendario che recuperavamo le partite che praticamente avevamo giocato fuori le prime giornate. E praticamente noi era una squadra che si doveva salvare
e praticamente facciamo 0-0, 1-0, e là si vede la forza della difesa, cioè che praticamente la base di una squadra è il portiere e la difesa. Ma poi, poi diventò una specie di mito, poi domenica dopo domenica venne alimentato. Ti ricordi chi ti segnò dopo 1088 minuti? Chi ti fece gol? Mi batté Spelt sul rigore. Mi batté Spelt, e questo Spelt lo ritroveremo tra un po', più avanti, nel 73 dopo. Lo ritroveremo. Grazie per il momento. Grazie Bruno, un applauso. E allora ricordiamo anche i minuti. Che succede? La maglietta. La maglietta. La busta. Lei voleva fare il... Visto Jacoboni volare, è un pericolo alto bloccare. Sasso e Saviano tranquillizzarmi, spazzando via. E ho visto Diego rubare palla e poi gonfiarmi il cuore. E Furia superare il vento e poi tagliarlo in due. Con gli occhi di mio padre ho visto Alai, Mumuco e Camozzi. L'ho visto piangere e ridere un sacco parlando di te. La mano negli occhi o fuori, che fuma e corre come un bambino, o Costanzini che scatta e oramai non lo prendi più. O Ciccio Cozza che segna e sono io la capitale, o Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. Sei tu, sei tu. Sei tu. Ho visto Mesto e Modesto far decollare le mie paure, e poi Berardi a San Siro varare un incubo. E ho visto piangere l'Adriatico e ridere il Piemonte. E ho visto sogni realizzati grazie a te. Ma negli occhi o fuori, che fuma e corre come un bambino, e lo Cirillo che corre da Roma e non lo prendono più, e l'Amoruso che stoppa, si gira e poi gonfia il mio cuore, c'è un tacchetta che spinge la gente, venite giù, con Catanese a Perugia che bacio la doppia bagnato, e un Taipi che para, che segna e che vola lassù. Con quella è Mariotto, Scala e Colomba, Aglietti e Pasino. C'ho tutto un sole amaranto che mi parla di te. Sei tu, sei tu. Ma negli occhi o fuori, che fuma e corre come un bambino, o Costanzini che sta per ora. C'ho forza che segna e sono io la capitale, con Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. Una Camura che quando sorride non gli si vedono gli occhi, ho più al cuore che quando gioca che musica. Sei tu, brava, brava, sei tu. Ho visto Jacoboni volare.